Buonasera, buon pomeriggio a tutti e bentornati su Italia Military Archives. Continuiamo insomma il nostro denso gennaio di appuntamenti con uh, un'altra live. Quest'oggi vedremo uh, la regia marina tra le due guerre, faremo una chiacchierata con un ospite che abbiamo già uh, avuto sul canale che ora uh, vi porterò a schermo. Due uh, informazioni di servizio, vi ricordo uh, che è disponibile la community di Discord, trovate il link nella descrizione. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e per chi volesse supportare sempre la, il canale ci sono gli abbonamenti disponibili. Quindi adesso andiamo a dritti sull'obiettivo della trattazione e porto a schermo l'ospite di questa sera che è un gradito ritorno eh, l'ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte buon pomeriggio ammiraglio buon pomeriggio anche a lei e a tutti gli ascoltatori bene allora eh, l'ammiraglio è stato già ospite del canale ma brevemente ricordo che ha avuto una lunghissima eh, esperienza in marina da guardia marina da ammiraglio di squadra e poi dopo essere entrato nella riserva a, si è dedicato molto ai studi eh, di strategia, di storia e, eh, e, e cura il, il blog Medi Mediterranean Insecurity che tratta argomenti anche, eh, no, diciamo, prettamente contemporanei che vi invito eh, a seguire, di cui vi metterò il link in descrizione. Quindi, ammiraglio, abbiamo detto, eh, oggi parliamo della Regia Maria tra due guerre, quindi un periodo non... Eh, Orto, parliamo di un periodo di vent'anni, poco più di vent'anni, che una volta finita la grande guerra, già appena finite le ostilità, comunque ci furono una serie di, di questioni scottanti, situazioni da gestire, non facili per la marina. e Quindi volevo un po' iniziare da qui, dal, dalla cessione delle unità delle potenze vincitrici, la smobilitazione e poi la, la, la questione fiumana, e non solo di fiume ma dell'Adriatico Sì, volevo innanzitutto dire una cosa eh, prima del problema della cessione delle unità la guerra si era svolta soprattutto in Adriatico e si era creata un po' una specie di frattura fra gli ufficiali delle unità minori i caccia gli esploratori e le siluranti, nonché eh, i piloti di volanti e gli ufficiali che prestavano servizio sulle grandi navi. E alla fine questa eh, dicotomia si riverserà eh, sulla marina eh, post bellica eh, con eh, alcuni esponenti una, de, di una corrente o dell'altra che arriveranno al potere. Passando yeah. alla cessione delle unità austriache tedesche, una delle prime delusioni che ebbe la Marina Italiana fu quella di non vedersi assegnata nessuna corazzata. Erano rimaste all'Austria due corazzate moderne, la prinz Eugene e la Tegethoff, oltre alla corazzata pre-Dreadnought che era la Radetzky, più varie unità. A incrociatori leggeri, e caccia e, e torpediniere. La Francia ottenne una delle due corazzate moderne, la Prince Eugene, anche se poi non la utilizzò mai, e invece a noi fu imposto di eh, demolirle. Io ho sempre il sospetto che noi accettammo molto volentieri di demolire le due corazzate che avremmo potuto prendere, per due motivi. Primo, che erano le corazzate costruite male. Non dimentichiamoci che eh, le due gemelle della, uh, prin della Prinzogena e della Tegetoff, la Viribus Unitis e la San Santo Stefano, Sans sisman erano affondate capovolgendosi. Cosa che indicava una scarsa stabilità di quelle navi. Però all'Italia fu dato eh, un numero abbastanza elevato di incrociatori, mm. tre incrociatori tedeschi e due incrociatori austriaci, e dieci caccia torpediniere, mentre invece i sommergibili ne prendiamo un paio e basta. Il, la nostra attenzione però più che sulle unità eh, nemiche da incorporare nella marina era sulla Dalmazia, sulle isole della Dalmazia. E quello fu eh, il primo problema che l'ammiraglio Town di Revel decise di affrontare e si basò su due personaggi molto controversi peraltro. Uno era Cagni, che eh, era l'uomo che aveva quasi raggiunto il Polo Nord nella spedizione del Duca degli Abruzzi e l'altra era l'ammiraglio Millo, l'uomo dell'incursione nello stretto del Bosso durante la guerra libica eh, fra l'Italia e la Turchia. Cagni a Pola e eh, eh, il buon eh, Millo in Dalmazia Uh, furono molto efficaci nell'assicurare all'Italia le isole di Cerso, Lussino da una parte e le isole più a largo come Lissa mm. e Pelagosa mm. e di più non si riuscì a ottenere per l'opposizione francese era rimasta Fiume Fiume doveva essere data secondo il Trattato di Pace alla Jugoslavia cosa che eh, dava eh, fastidio e avrebbe danneggiato gravemente la numerosa comunità italiana. Non dimentichiamoci che il fiume è sempre stata una città dove la parte occidentale era prevalentemente italiana e la parte orientale eh, era prevalentemente slovena, quindi, perdono, croata. Quindi eh, c'era una tensione interna. E il fatto di dare fiume eh, alla Jugoslavia avrebbe danneggiato gravissimamente la comunità italiana. Così ci fu la spedizione di Fiume, spedizione di Fiume, e col governo si oppose. Si oppose eh, con eh, tutte le sue forze, organizzò un corpo d'armata pronto a intervenire eh, sul comando, poi non lo so. Farlo fino all'anno successivo, e inviando un certo numero di navi, due corazzate da Dante Alighieri e Emanuele Filiberto, che avrebbero dovuto essere sostituiti da due esploratori secondo gli accordi con le potenze alleate, il Giuseppe Cesare Abba e il Mirabello. Le due navi, i due esploratori, arrivarono a fiume però delle due corazzate solo Emanuele Filiberto riuscì a tornare a Venezia perché la eh, Dante Alighieri rimase bloccata nel porto da eh, una nave che aveva aderito alla causa fiumiana, il tra, nave trasporto Cortellazzo, ex incrociatore piuttosto antiquato, che si mise eh, di traverso, all'uscita del porto non permetteva a uscire, eh, di uscire alle navi grandi. Ci fu un serio movimento, un serio livello di adesione da parte degli uomini, delle motosciuranti e delle unità leggere, quelli che avevano combattuto la guerriglia in Adriatico. Agli ordini di personaggi come lo stesso Tom Di Revel e eh, il comandante Ciano, alcuni dei quali aderirono alla causa fiumana. In totale abbiamo avuto sei caccia torpediniere, la nave trasporto a Costellazzo, due torpediniere e alcuni MAS che eh, si rifugiarono a fiume e aderirono alla causa fiumana facendo anche propaganda nei confronti degli equipaggi del Dante Alighieri e dei due esploratori che erano rimasti fedeli a, a, al governo italiano affinché si unissero anche loro che i sentimenti pro fiume e pro d'Annunzio fossero abbastanza diffusi lo si vede anche da un episodio quando eh, d'Annunzio Decise di recarsi a Zara con uno dei caccia che avevano aderito alla sua causa. L'ammiraglio Millo mandò incontro il torbelliniere Indomito per scoraggiarli e invitarli a desistere. E invece l'Indomito fece passare le navi di D'Annunzio, addirittura l'equipaggio fece una specie di saluto alla voce. Quindi. Si creava una situazione molto ambigua, una situazione molto ambigua che grazie a Dio poi si risolse nel eh, dicembre, anzi il giorno di Santo Stefano del 1920, quando rupero Lindugi, eh, eh, i leader di governo, e eh, il corpo armata che era pronto per occupare il Fiume, invase il territorio libero, appoggiato dalle cannonate della corazzata Andrea Loro. Questo episodio, questo, questa crisi interna della Marina portò alcune decisioni abbastanza drastiche. Prima fu deciso di cambiare nome alle unità che avevano tradito, fra virgolette, anche se poi quei nomi furono riutilizzati in anni successivi, e come seconda decisione fu Attuato uno stretto controllo sugli ufficiali che erano, si erano dimostrati a favore della causa fiumana. I più anziani furono mandati in congedo, come per esempio l'ammiraglio Rizzo, Luigi Rizzo, l'eroe di Premuda, altri furono discriminati, messi da parte e eh, posti indietro nelle graduatorie. Anche se poi con l'avvento del fascismo ci fu una specie di revival eh, dei eh, fiumani che erano protetti da Costanzo Ciano. Costanzo Ciano, non dimentichiamocelo, era diventato il numero due del regime fascista e fu, se vogliamo, il protettore de, di quella componente della marina che non era strettamente monarchica e che invece era stata favorita dopo l'episodio di fiume Chiaro. poi per venire a un'altra uh, questione appunto l'ho accennato prima mi premeva un po' parlarne uh, il fatto del, della smobilitazione da una parte e poi delle costruzioni navali che sapevamo esistevano su, sugli scali in costruzione i le navi da battaglia della classe Caraccio, che erano Super Dreadnought, che dovevano montare i 381-40, erano state concepite prima della Grande Guerra e che però erano rimaste incomplete perché durante la guerra si era giustamente eh, prediletto la costruzione no, del naviglio leggero. E una volta arrivati alla fine della guerra si doveva decidere cosa fare con, questo, questi, con questi scafi, di fatto solo il caracciolo era quasi completato e uh, le altre tre erano abbastanza indietro nella loro costruzione e rileggendo no, tra le varie, uh, le varie fonti pare che sì, da una parte c'era una ragione di costi, per non procedere alla costruzione di queste navi, ma soprattutto la guerra aveva, l'ha ricordato anche un po' lei eh, citando i casi della Zenistvan, eh, queste, le navi da battaglia erano, queste navi da battaglia erano state eh, progettate non molto in funzione della, di, eh, della difesa subacquea, cioè erano molto vulnerabili all'offesa. Eh, dei siluri, appunto, pensiamo alla Zen Istvan che andò a fondo con un siluro da 450 mm. Tutte le navi di quella prima generazione peccavano no, sul fronte della difesa subacquea. E quindi non si reputò eh, necessario e soprattutto conveniente procedere sulla costruzione di queste navi. Sì, è vero. Ma c'è anche un altro aspetto: la mia agliotta di Revel era stato il padrino della guerriglia navale in Adriatico e dell'attacco alle navi nemiche in porto e lui favoriva una, una marina diciamo se vogliamo nello stile della Jeanne Col incrociatori per compiere i raid unità leggere per attaccare il nemico fino davanti alle basi quindi lui non era molto entusiasta all'idea di costruire le corazzate e lasciò passare quell'anno e mezzo eh, del, del dopoguerra finché non ci fu la conferenza di Washington che se vogliamo ha decretato la fine eh, di quelle navi. Sì, mi, mi, mi chiedo però anche perché poi lui dopo, in scritti successivi, dirà che eh, la guerra futura sarà diversa da quella in Adriatico per i differenti spazi geografici e penso no, che lui comunque avallò, per dirne una, la, la costruzione degli incrociatori tipo trattato che verre, vedremo tra poco e, e parlò apertamente di costruire una marina grande eh, che comunque avesse anche, oltre eh, a suffrire vita da Quindi magari penso che no, c'è un po' tutto questo no? che lui... Uh, avevano visto sì che in Adriatico erano state inutili ma soprattutto si erano dimostrate estremamente vulnerabili all'offesa subacquea ma il futuro specie in vista della conferenza uh, sul disarmo navale eh, diciamo metteva un po' di, eh, di incertezza sul futuro delle navi da battaglia o magari proprio sul tipo di navi che si sarebbero costruite in futuro quindi L'abbiamo introdotto e quindi arriviamo direttamente al, al trattato di Washington. Sì, il trattato di Washington è stato eh, uno degli esempi più classici di negoziato multilaterale avvenuto con successo. Questo lo si deve al lavoro della diplomazia americana che riuscì a trovare una soluzione accettabile. A tutte le parti in causa prima che la conferenza avesse inizio. Questo è un po' il segreto del successo di tutte le conferenze multilaterali. Noi ci andammo con un obiettivo abbastanza semplice: vorremmo avere gli otto decimi della Marina francese. Questo perché la Marina francese si era schierata contro di noi. Eh, sulle questioni dell'Adriatico i rapporti erano diventati tesi malgrado avessimo combattuto insieme eh, durante la prima guerra mondiale e tutta la nostra pianificazione si stava orientando sul piano operativo verso una guerra contro la Francia attenzione unica nemica cioè, l'ipotesi bellica era combattere la Francia da sola. Se la Francia fosse stata insieme alla Gran Bretagna, questo non sarebbe successo. E vedremo fra poco quanta attenzione mise la leadership della Marina italiana a non inimicarsi la Gran Bretagna. Noi arriviamo a Washington e abbiamo avuto una bella sorpresa ci fu concessa la completa parità rispetto alla Marina francese. Qualcosa che noi non eh, avremmo, che ci faceva piacere, no? avremmo sognato, ma eh, non speravamo di ottenere tanto. La Marina francese accettò la parità con noi perché in tal modo scongiurò il pericolo. Che la conferenza di Washington fosse seguita da un'analoga conferenza sugli eserciti, perché in quel momento l'esercito francese era ancora l'esercito più grosso e meglio armato del, eh, dei vincitori della guerra, perché gli americani si erano rapidamente smobilitati e voleva rimanere in quella situazione. Per paura di un'eventuale rinascita della Germania. Noi barammo quel poco che potevamo barare, dichiarando di avere sei corazzati anziché cinque, perché avemmo, conteggiamo anche il Da Vinci, che era stato affondato a Taranto per sabotaggio, di cui però c'è un po' di dubbio sul. Mi pare forse più un'incuria un che portò all'esplosione di un deposito no, quello che era Benedetto Brin ok, anche per la, il Da Vinci viene data questa per il Da Vinci no, per il Da Vinci a Zurigo si trovano le carte del sabotaggio no, no, quello che dice lei è vero per la corazzata okay. Benedetto Brin a Brindisi non per Ok, eh, okay. La Da Vinci quindi queste eh, sei corazzate ci furono date per buone, la Francia ne aveva altrettante, però questo sanzionò la condanna delle corazzate classiche raccia. Come poi vedremo, noi aspetteremo vari anni prima di rimodernare le corazzate esistenti dotandole di controcarene per renderle meno vulnerabili eh, ai filuri e eh, più performanti dal punto di vista di protezione e di direzione del tiro, perché proprio non si credeva. La leadership della marina a partire da town di Revel per continuare con l'ammiraglio Secchi non credeva nelle corazzate. Eh, tra l'altro vi aggiungo solo, abbiamo il, 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 scritto qui la, la vacanza navale di dieci anni, quindi le potenze si impegnavano a non costruire navi da battaglia per i prossimi dieci anni, però fu fatta un'eccezione, cioè c'era un'eccezione per la Francia e l'Italia, perché in quel momento allineavano delle dreadnought eh, più vecchie, di minor valore bellico rispetto alle coeve britanniche, americane, giapponesi e quindi si permise a questi due paesi di impostare corazzate già a partire dal 27 poi vedremo non, non fu fatto allora eh, iniziò successivamente la, la costruzione e però ci fu il, eh, oltre ai limiti no, sul tonnellaggio e il calibro delle navi da battaglia il famosissimo limite sugli incrociatori, quindi fu creato questo eh, tipo di incrociatore tipo trattato, tipo Washington, limite 10.000 tonnellate e calibro eh, 203 mm, che poi darà un po' l'impronta per tutta la, le costruzioni di incrociatori degli anni, degli anni successivi, dove però noi... Eh, unimono un po' a questo gioco con l'impostazione dei 2 trento. Sì, un momento. Se si paragonano i 2 trento con gli equivalenti inglesi, si vede che i incrociatori tipo Washington inglesi erano di 10.000 tonnellate, avevano solo 6 cannoni, tre torri binate da... 203 mm, ed avevano un'adeguata protezione. Oltre ad avere una velocità media che era dell'ordine dei 29-30 nodi, che poi non raggiungevano mai, quindi era un tipo di crociatore molto equilibrato. I due Trento, come il resto i quattro condottieri, risposero a una concezione che appunto. Eh, era diventata prevalente in quegli anni proprio però per opere del Secchi e eh, di Towne di Revel, navi estremamente veloci. Quindi la velocità e la potenza di fuoco facevano premio sulla protezione. Mm. I, i crociatori di classe condottieri, che poi i poverini faranno in gran parte una, una brutta fine durante la guerra, erano chiamati da coloro che eh, erano imbarcati i cartoni animati, mm -hmm. proprio perché avevano l'armamento da incrociatori di tonnellaggio decisamente superiore, ma la protezione era zero, non solo, e avevano un apparato motore estremamente vulnerabile, tant'è vero che bastò un colpo. Eh, Proprio nel locale macchine del colleoni a paralizzare certo. la nave proprio per queste limitazioni. Certo. Tra l'altro, Mirale, qui si apre un, un discorso interessante da fare, poi torniamo un, un attimo indietro e parliamo di Corfu. Eh, noi abbiamo visto l'impostazione dei 230 e poi negli anni successivi ci sarà l'impostazione dei primi quattro condottieri appunto, Bande Nere con Leone, Barbiano e eh, Di Giussano e, e l'idea di, di costruire questi incrociatori più piccoli rispetto al limite massimo era un po', passò un po' eh, quella che era la linea di Costanzo Ciano che preferivano eh, una, una sorta di guer guerriglia navale di maggior uh, ovviamente su un livello diverso e che quindi preferiva queste unità la quantità in, uh, rispetto alla, alla qualità si può fare Beh, no, lo so, io è... direi io direi velocità di armamento a scapito della protezione mm. okay. e, allora magari torniamo un attimo indietro e eh, L'ha citato prima l'attenzione a non fare guerra, a non inimicarsi la Gran Bretagna. Quindi il pensiero corre subito alla crisi di Corfu. Ecco, la crisi di Corfu è interessante perché eh, fu eh, uno sbarco interforze, un'operazione interforze condotta in maniera efficace, molto bene, con una quantità di danni collaterali piuttosto limitata, bisogna dire, che eh, fu efficace nel senso che si ottennero due scopi. Il primo scopo fu che la Grecia smise di eh, cercare di rosicchiare territorio all'Albania. Quindi eh, il massacro della missione Tellini portò alla definizione di un confine accettabile all'Albania mm. e l'altro fece capire alla Grecia che tutto sommato conveniva avvicinarsi all'Italia e non contrapporsi all'Italia. Certo, ci furono quelli che dissero che ci siamo ritirati perché eh, per un ultimatum della Gran Bretagna, no, no noi abbiamo fatto una dimostrazione navale ancora oggi nei libri di strategia l'operazione che fu è citata come uso limitato della forza a titolo dimostrativo Bene. e ci siamo ritirati quando abbiamo ottenuto soddisfazione e le riparazioni dal governo greco no questa sia sì, una la prospettiva interessante che non, non spesso Uh, viene citata quando si parla di questa crisi. Certo, viene, uh, si parla molto dell'opposizione britannica che l'Italia mantenesse il, il controllo dell'isola, uh, tant'è che di fronte a una famosa la, la richiesta di Mussolini quanto potremmo durare contro gli inglesi e, e Tony Revelle avrebbe risposto non più di 48 ore. Esatto, che poi in realtà abbiamo resistito tre anni, ma... Uh, la, la verità, la Beh, verità era un'altra marina, quella, quella successiva però, che i legami fra la casa reale e la corona inglese erano strettissimi fin dal medioevo, noi ci sentivamo ancora legati alla Gran Bretagna perché la Gran Bretagna aveva aiutato il processo unitario. Ed aveva aiutato in maniera piuttosto decisa e non volevamo in alcun modo far saltare tutta la pianificazione, alienandoci oltre alla Francia, la Gran Bretagna, altrimenti noi ci saremmo trovati chiaramente in difficoltà, come del resto ci siamo ritrovati in difficoltà, perché ricordiamolo, ogni. Pianificazione operativa nel periodo fra le due guerre prevedeva come unico nemico la Francia, certo. Poi i, i piani di un'eventuale lotta anche con la Gran Bretagna arriveranno dopo, ma ci, ci arriveremo. Quindi eh, abbiamo parlato di eh, ovviamente di Tondi direi perché divenne ministro della Marina nel primo governo Mussolini. Lui e eh, Diaz erano un po' i ministri i ministri, de, i ministri tecnici oggi li avremmo chiamati gli uomini del re nel governo eh, nel primo governo Mussolini e lui ricoprirà la carica fino al, al 25 anche poi lui si dimetterà per uh, in, dopo la, la questione della creazione del, del capo di Stato Maggiore Generale che Uh, fu affidato all'esercito e subentrò uh, Giuseppe Sirianni che fu per un primo periodo uh, sottosegretario mentre il ministro rimaneva ad interim Mussolini e poi Mussolini cederà all'interim e, e Sirianni diventerà avere uh, proprio ministro uh, tra il 29 e il 33. Con Sirianni possiamo parlare insomma di, di continuità con la, la, la Marina di Tondo di Revelle. Io direi che eh, Siriani, che fra l'altro, era uno degli eroi eh, della rivolta di boxer, no? Perché aveva condotto il contingente eh, di marina italiano a soccorrere le ambasciate a Pechino. Siriani eh, partì con, in continuità con eh, Taundire e Secchi, no? che erano eh, una coppiata. Molto stretta, però piano piano capì che eh, non si potevano fare delle navi così sbilanciate come erano state i Trento e i Condottieri. Lui cominciò a orientare la marina verso navi di tipo più equilibrato. Ora, cosa successe? Successe che queste navi di tipo più equilibrato, e parliamo, eccoli là, dei tipi fiume, il fiume Giorizia, Pola e Zara, erano delle navi dove noi non ci rifacemmo al modello inglese, ma cerchiamo l'equilibrio barando sul sì. dislocamento. Infatti, questi incrociatori erano incrociatori che superarono largamente le 10.000 tonnellate stampe. Però già si vede che con i crociatori pesanti l'ammiraglio Siriani aveva spinto verso la soluzione diversa, una soluzione dove la protezione sia quella antisommergibile, sia quella eh, contro i colpi di cannone fosse maggiore. E lui stesso ha iniziato, la avviando la costruzione di 7000. Della seconda serie dei condottieri. Che fu fatta negli anni successivi, anche se ci fu una specie di strano ritorno al passato, con il Bolzano, il Diaz e il Cadorna, perché il Bolzano nacque come gemello del Trento e Trieste, Diaz e Cadorna nacquero come. Fotocopia, sia pure leggermente modificata dei tipi da, di Giussano. Sì. Tra l'altro sul Bolzano ricordo, c'era, ne scrisse eh, Augusto De Toro, cioè, ci fu tutta quella vicenda che si perché si tornò a un modello vecchio, tra virgolette, quando c'erano già gli Zara, ci fu una, una questione di, eh, industriale, se vogliamo, dei, dei cantieri nel il caso mi pare fosse la, la i cantieri eh, di livorno che avevano già dei materiali e dei disegni per quel tipo di navi si si, si portarono delle migliorie e si creò questo eh, qualcuno lo definì un errore perfettamente riuscito no? sì ma la ragione la vera ragione per la costruzione di quelle tre navi fu la fretta Mm. volevamo raggiungere in tempi brevi un certo livello di tonnellaggio che non fosse troppo inferiore a quanto ci era stato concesso perché mm. non dimentichiamoci che a Washington ci diede la parità con la Francia ma noi dalla parità con la Francia eravamo ben lontani Certo. Beh, quindi si optò per riprodurre modificando leggermente i, i progetti già esistenti rinunciando alle migliorie che erano state già previste ed erano state applicate ai tipi Zaga assolutamente allora torniamo abbiamo, perché poi volevo far vedere ovviamente abbiamo accennato ai 7000 quindi Montecuccoli eh, i primi Montecuccoli e Muzio Attendolo prima serie e poi migliorati ulteriormente Uh, Eugenio di Savoia e Duca d'Aosta tra l'altro qui questa bella foto dove va <ride> a vedere il, uh, il bande nere insieme a due uh, Duca d'Aosta e Montecuccoli e poi però arriviamo nel um, abbiamo detto impostazione dei, dei 5.000 uh, sviluppo poi degli, degli Zara superamento dei 30 uh, 7.000 arriviamo poi al, alla vigilia del, prima di, di, par, di fare il discorso sull'aeronautica eh, arriviamo alla conferenza di Londra perché ricordiamolo nel 32 sarebbe scaduta eh, la vacanza navale imposta dal trattato di Washington ecco, nella conferenza di Londra ci fu una situazione molto interessante perché In da un lato gli inglesi e gli americani si misero d'accordo non dimentichiamoci che alla conferenza di Washington, eh, il capo di stato maggiore, il primo lord del mare britannico, stando alle cronache del tempo, eh, diventò eh, violaceo va bene, e rischiò l'infarto. Tanto sgradita era stata la sorpresa che gli era stata riservata. Invece gli americani e gli inglesi si accrodarono. Eh, risolvendo il dissidio sugli incrociatori, perché gli americani volevano incrociatori capaci di attraversare il Pacifico, siano già orientati verso un, un possibile conflitto con il Giappone. Gli inglesi, invece, per le loro colonie sparse per il mondo, avevano bisogno di incrociatori un po' più piccoli, dell'ordine di 6.000 tonnellate, diciamo poco più piccoli dei nostri montecuculi che però fossero riproducibili in numeri elevati. Noi arriviamo lì eh, eh, sbattendo eh, le scarpe sul tavolo nello stile di Khrushchev, beh, pretendendo la parità con la Francia nel momento in cui la Francia aveva deciso che l'unico nemico con il quale bisognava confrontarsi fosse l'Italia e che quindi bisognasse avere una superiorità navale. Attenzione, loro non volevano una flotta decisamente superiore a quella italiana, volevano avere una flotta del Mediterraneo di poco superiore alla flotta italiana. Loro Volevano le 240.000 tonnellate in più per proteggere le loro colonie, che in effetti erano spazio per il mondo. Certo. Tanto è vero che una volta fallita la conferenza di Londra, anche perché i giapponesi ne approfittarono per svincolarsi dal regime dei trattati, l'anno dopo la Francia e l'Italia si accordarono con la mediazione della Gran Bretagna e la Francia ebbe un margine di quasi 240.000 tonnellate, che sono 10.000 tonnellate in meno. E poi comunque anche la, pensiamo, la, la, tutta la costruzione delle, degli incrociatori pesanti che abbiamo visto prima, era poi anche fatta in funzione delle, delle costruzioni che venivano fatte in Francia con tutte le loro classi di di incrociatori pesanti, quindi c'era sempre uh, ovviamente questo non mi verno, pallino è sbagliato, però essendo quello lo scenario per cui ci si uh, preparava, ovviamente le costruzioni erano e navali erano anche orientate in quel senso, però comunque immaginando una guerra combattuta nel Mediterraneo occidentale sempre. Sì, sì, infatti. Mm. i da Barbiano erano eh, progettati per contrastare i supercaccia francesi e così via. Esatto. Ma le Bene. stesse sono e poi saranno progettate in funzione antifrancese. Eh? Certo, cioè, ora ci arriviamo. Volevo fare un passo indietro uh, per parlare uh, dell'elefante uno degli elefanti nella stanza, ovvero... Uh, il rapporto con l'aeronautica, no? ma non solo l'aviazione navale, portaerei. Il rapporto con l'aeronautica, questa, questa trinità. Se vogliamo, uh, brevemente, nel, subito dopo la guerra c'erano stati. Io ci ho dedicato un video sulle porta portaerei. Chi non l'avesse visto, vi invito a recuperarlo. Tutti i, mh, ci fu subito dopo la guerra, fu, fu, furono commissionati degli studi. Per la realizzazione delle portaerei, ma quando si arrivò eh, al completamento di questi studi, nel 25, si ritenne che da una parte quei progetti avanzati non fossero proprio l'ideale, dall'altra parte che le necessità della Marina erano altre, specie anche delle mai scomparse problematiche eh, di bilancio. Poi sappiamo che, nel 23, fu creata la Regia Aeronautica continuava ad esistere la forza aerea della regia marina che era nata prima della grande guerra però il, il punto di svolta fu eh, nel 1931 quando la regia aeronautica assunse eh, il controllo di tutti i velivoli e quindi nascerà l'aviazione ausiliaria per la marina che però non era quella cosa che, che tutti eh, i reggitori della, della regia marina fi arrivare fino a a Cavagnari, ma poi anche successivamente, uh -huh. agonieranno la, una, una vera aviazione di marina. Sì, ma vede anche lì, quando il gruppo di ammiragli favorevoli alla costruzione di una porta aerea e al mantenimento di una componente aerea della marina, arrivavano davanti a Mussolini, Mussolini chiese: cosa c'è la Francia? la Francia aveva poco più che una nave porta aeromobili. La Bearna. La Bearna faceva 20 nodi, non, non, non riusciva a far decollare eh, gli aerei se non quando soffiava il Mistral. <ride> Bene. E, e quindi la tesi della di ha perse molta della sua forza. La porta aerea è diventata un'esigenza inderogabile quando noi siamo schierati contro la Gran Bretagna e in effetti bisogna dire che le discussioni fra Marina e Aeronautica durarono fin troppo a lungo perché durarono fino al 1 gennaio 1943 mm -hmm. per dotare la flotta eh, di una portaerei quando ormai erano gente venuti d'America e quindi eh, sì. l'equilibrio si era rotto definitivamente certo no, certo, giustamente assolutamente una cosa importante che giustamente nell'ottica di una guerra pensata contro la Francia la Francia ha quella, quella porteri sperimentale che è la Béarn non c'è l'impellenza di, di costruirne eh, di fare una risposta a al Béarn poi dopo la situazione cambierà eh, però poi la, sicuramente disporre di un'aviazione un intanto per la ricognizione marittima indipendente si dimostrerà un, un problema fondamentale e poi eh, tutti i test che furono condotti eh, fino agli anni 20 inizio anni 30 con eh, il lancio dei siluri da, da, dai, dagli S55 eh, in uno dei, dei test mh, ci fu l'incidente no, del comandante Todaro, insomma tutti quegli esperimenti finirono perché poi l'aeronautica non voleva, vole, prediligeva il bombardamento in quota, tutti questi, questi nodi che, eh, con cui Cavagnari spesso si, si troverà a combattere con, con l'aeronautica, però non furono mh, di fatto ma, mai risolti. Sì, sì, ma lei è c'è andato giustamente all'incidente che eh, rese il comandante Todd allo sordo di un orecchio. Eh? Ma la Marina, oltre a fare gli esperimenti, aveva ordinato un cospicuo lotto di aerosiluri al silurificio Whitehead di Fiume. Certo. Cosa successe? Che prima della guerra mondiale li vendemmo alla Gran Bretagna. Mm. C'è eh, un libro che io trovo molto bello della mia Crocchia, Convogli. Ah, certo. Dove lui cita il fatto che in uno scontro notturno, in un attacco notturno, mentre lui stava un convoglio, eh, un aereo inglese sganciò un siluro troppo tardi che urtò sulla prua del Darecco. E dove la mattina dopo si trovava una fascetta dove c'era scritto si sì, Whitehead Fiume. <ride> sì, poi anche furono venduti alla Germania, eh, insomma, una. La Germania è stato quanto, no? Ma eh, venerdì dagli in inglesi sì. ci siamo ritrovati, lanciati contro di noi. Certo. Però purtroppo eh. qui bisogna affrontare l'aspetto più spinoso. Mm. Perché Marina e Aeronautica hanno sempre avuto enormi difficoltà nel dialogare. Perché la Marina è una forza armata orientata a svolgere delle missioni. Mm. L'Aeronautica invece è sempre stata e cerca di essere ancora una forza armata funzionale. Dove le missioni vengono subito dopo la funzione volare. Mm. Per cui tutto sommato poi si discute dei tipi di aerei: tanto è vero che l'aeronautica fu lacerata fra le due guerre dal dissidio e fra eh, due negozi, certo. due opposte concezioni che mal si conciliavano fra di loro. Ecco. Questo ha rallentato i tempi di un accordo fra aeronautica e marina, anche se Cavagnari e il suo corrispondente aeronautico Pricolo cercarono e in un certo qual modo riuscirono a fare qualcosa, purtroppo non abbastanza. Tant'è vero che il generale Pricolo fu accusato dai suoi di aver svenduto l'aeronautica alla marina tanto vuol dire quanto caldi erano gli animi no <ride> appunto sì lo ci trovavamo sotto le bombe italiane mm, mm, mm. Vero. sì poi si ovviò con uh, la pittura delle strisce delle bande bianche e rosse che poi mi... questo episodio viene spesso citato però ricordiamo anche che episodi di fuoco amico tra aerei e navi insomma non sono successi solo alla Marina Italiana, ma sono successi anche a tutti. Lo Sheffield, preso di mira dagli Swordfish durante la caccia al Bismarck, insomma, non, non ci sono eh, i sì, sì. parallelismi. Non, non si sprecano. Insomma, comunque, direi: eh, possiamo andare avanti. Quindi, abbiamo visto questa pagina, abbiamo visto il, la conferenza di Londra e. Direi che entriamo negli anni 30, che qui inizia un po' uh, l'escalation navale che poi porterà, uh, ci porterà fino alla guerra. Perché uh, già prima dell'avvento uh, di Hitler in Germania, la, la Repubblica di Weimar uh, avvierà dei primi programmi di riarmo. Tra cui quelli della, della classe Deutschland, quelle passate alla storia come le corazzate tascabili, che porteranno alla. Uh, la Francia a impostare il Dunkerque, noi procederemo alla ricostruzione del Cavour e Cesare. Poi ci sarà una seconda Deutsche, non ci sarà lo Strasbourg. Noi costruiremo il Littorio, eh, Littorio e Vittorio Veneto. E poi tutte le, diciamo, noi con la costruzione del Vittorio Veneto e il Littorio saremo eh, gli apripista della, della, del riarmo navale per quanto riguarda le navi da battaglia. Esatto, navi da battaglia che in teoria avrebbero dovuto rimanere nell'ambito delle 35.000 tonnellate, in realtà eh, l'Ettorio e Vittorio e Veneto erano 43.000. Navi perfette, velocissime, protette, tant'è vero che ci vuole una superbomba tedesca per affondarne una, per affondare la Roma, mentre invece per esempio l'Italia... Eh, incassò una bomba mm. senza avere una bomba similare eh, in un punto meno sensibile e, mm. e sopravvisse. Avevano però l'unico difetto che gli americani noteranno di una autonomia relativamente scarsa, che però uno Quindi, potrebbe dire per un impiego in Mediterraneo va bene, soprattutto per un impiego. Che era concepito all'epoca quello di comparire a tratti sul mare. Quindi rapide incursioni. Quello fu la ricetta con cui noi ci preparavamo ad affrontare gli inglesi. Cioè, mentre i francesi eravamo sufficientemente fiduciosi in noi stessi e pensavamo alla battaglia navale, quando ci ritrovavamo contro gli inglesi e i francesi insieme, cominciamo a pensare alle incursioni rapide tipo mordi e fuggi, perché era l'unico modo per, eh, per infliggere danni, cercando di limitare le perdite, e poi si vide che questo uh, quest approccio non era vincente. Tant'è vero che Capospada e Matapanna sono due esempi di questo tipo di incursione mai riuscito bene. Allora, fare un passo indietro su, uh, sulle, uh, sulle navi da battaglia ricostruite. Uh, Cavour e Cesare si è detto spesso che furono un po' un, uh, una sorta di, di tampone, per una, non c'erano ancora finalizzati gli studi per le nuove navi da battaglia e, e forse si voleva cercare un modo economico per mettere in linea delle navi da battaglia che comunque potevano uh, fare i conti con uh, le dunkerque. Tanti poi, uh, intanto vorrei chiedere se è uh, d'accordo su questa visione e poi una, una sua opinione sulla ricostruzione di Dore Duilio, che si è detto, si è scritto tanto sul fatto che non ci si spiega molto bene la loro ricostruzione, dato che si poteva destinare risorse e eh, operai alla velocizzazione alla Roma alla 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 furono rimodernate, non furono ricostruite, perché eh, in effetti eh, fu fatto ben poco per ammodernarle addirittura per risparmiare eh, si fecero delle colate di cemento fra una corazza e l'altra per aumentare lo spessore. I cannoni eh, furono ricalibrati a 305, quindi erano dei cannoni che potevano sparare pochissimi colpi alla volta, se no si riscaldavano eccessivamente. Quindi era stata, diciamo, una soluzione rapida fatta con pochi soldi e come sempre succede va bene, eh, chi meno spende meno ottiene e proprio il modesto risultato del Cesare Cavour spinse a fare qualcosa di più con il Dore Duilio cambiando per esempio l'armamento secondario mettendo mm. il camion della 135 e compagnia bella Dore che sono venuti fuori abbastanza bene Mm. Consideriamo che noi dovremmo ritirare dalla linea operativa Cavour e Cesare. Il Cesare dopo Puntastilo che bastò un colpo per metterlo in crisi. Il Cavour dopo Taranto, che, perché bastò un siluro per eh, fargli toccare il fondo del Mar Grande. Però a, a difesa, però a difesa di queste due corazzate, però a punta stilo fu poi riacquisita la velocità e insomma, la nave non subì un danno grave. A su su Taranto il Cavour a Taranto c'è tutto il discorso del ritardo nella scelta di, di portare sì. ad arenare la nave. Insomma, il ammiraglio che... che affondò il Cavour, no? che poi è uno dei due fratelli babilonesi, guarda caso, sì, Va bene. ma in effetti. Cavore Cesare erano molto più fragili di Doria e Duilio. Il Duilio sì. ha incassato Siluri nella notte di Taranto, e è, è sopravvissuto e è sopravvissuto anche abbastanza bene. Eh, Dori e Duilio hanno operato e hanno operato bene in mare. Quindi, se considera che il Duilio eh, con l'ammiraglio Bergamini eh, si metteva dentro i convogli e eh, Ha fatto su e giù con l'Africa innumerevoli volte, insomma, Dore e Duilio sono venute bene. Ecco, quello che conta in questi casi è il risultato, Cavour e Cesare, purtroppo, sono venuti male. Dore e Duilio sono venuti bene. Quello che purtroppo lei nota, giustamente, è che Dore e Duilio sono entrati in servizio contemporaneamente all'ittoria del Vittorio Veneto. Per cui lei dice che si poteva fare una cosetta più arrangiata per queste due corazzate, ma noi con quattro corazzate tipo Vittorio e Vittorio Veto che avremmo potuto fare di più? No, oh, no, no, certo. Beh, in alcuni casi, magari mi viene da pensare che eh, avremmo. Eh, preoccupato di più la Royal Navy che avrebbe dovuto mandare penso magari in operazioni di rifornimento verso Malta avrebbero si sarebbero dovuti preoccupare di un intervento più massiccio e quindi mandare scorte più consistenti che magari non erano sempre disponibili faccio buttogli un'idea però ehm, tornando a Doria e Duilio eh, quindi se um, Possiamo anche sposare la, la teoria che furono costruite anche per un discorso di, di economia. Certo, ma non dimentichiamoci quello che disse l'ammiraglio Luigi Rizzo, che era presidente dei cantieri navali dell'Adriatico, a proposito mm. dell'impero. Diceva, noi siamo riusciti a costruire eh, in Roma, con tutto quello che c'era rimasto per l'impero in pratica non c'è, certo, esatto, eh. io, una cosa di modernare, non una, modernare non aveva, una nave da 25.000 tonnellate, una cosa di modernare una nave, il costo di una nave da 42.000, certo, verissimo. E quindi, visto che abbiamo parlato di, eh, delle 35.000, eh, diciamo andiamo a parlare di, di cavagnari e. La grande marina, la grande marina eh, pensata ideata da Cavagnari. Perché eh, con lui, appunto, ci fu la spinta eh, verso la costruzione della 35.000, cioè, l'opera di convincimento di Mussolini. perché Ricordiamolo: quelle navi costavano moltissimo, eh, tant'è che i francesi non erano, eh, furono stupiti dal fatto che fossimo in grado di costruire. Questo, questo tipo di navi e, e poi insomma lui, con lui ci, saranno, ci sarà una nuova spinta verso la costruzione dei sommergibili ci saranno eh, varie eh, la costruzione di varie classi di caccia anche se con lui c'erano i primi eh, progetti per dei caccia di, di slocamento superiore i maestrale potenziali che però non vedrò mai la luce e tutta poi una serie di, di misure eh, riorganizzative, eh, rafforzamento delle basi, insomma in, interessanti. Ecco, Caragnari, bisogna ricordarlo, era uno degli uomini di Sano. Era uno che aveva fatto la guerriglia del adriatico come comandante di caccia del i peniere. Però lui si convinse. Che in una guerra contro Francia e Gran Bretagna non bastava una marina stile Jeune Ecole, cioè incrociatori per le incursioni e torpediniere per eh, gli attacchi eh, quando il nemico si avvicinava. Ci voleva anche almeno un nucleo che eh, facesse da sostegno a queste forze. Perché in realtà, l'idea di Cavagnari è sostanzialmente quella, mm. lui eh, aggiorna la concezione di Town di Revel e di Sechi, molto vicino alla Genericod, dicendo sì, ma ci vuole qualcosa che sostenga eh, il naviglio leggero, quindi era meno rivoluzionario di quanto non sembrasse, dove invece lui era piuttosto, eh, vogliamo dire, indietro rispetto ai tempi, è che lui non credeva molto nella tecnologia. Noi avevamo costruito radar, il primo radar costruito a Livorno da Vallauri, poi eh, eh, ne fu costruito un altro, il GUFO, ma che entrò in servizio ahimè nel 1942. E in effetti lui non voleva, non credeva nel combattimento notturno, non credeva nella tecnologia e quindi fece perdere alla Marina alcuni anni preziosi proprio nell'imminenza del conflitto. Però mi verrebbe da dire, allora poi sul radar... L'ho già detto a chi ci segue, ci dedicheremo un, un approfondimento pro... il radar italiano ci dedicheremo un approfondimento nei prossimi mesi. Eh, comunque, i, dei tecnici dei fondi furono destinati. Però, ci furono problemi innanzitutto legati al fatto che all'inizio si pensava ad un apparecchio per stimare eh, la distanza, quindi per supportare il tiro e non tanto per la scoperta si imboccarono alcune strade eh, sbagliate e poi c'era il problema che, vorrei sempre ricordarlo, l'Italia non era una grande potenza come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, per dire, mancavano anche gli esperti di elettrotecnica, eh, non c'erano laboratori nelle università, quindi c'erano anche delle, dei fattori strutturali che rendevano difficile no, questa... Questa realizzazione, poi senz'altro sul la, discorso del combattimento notturno, siamo d'accordo. Non ci furono uh, innov innovazioni, mancavano. Lo vedremo durante la guerra: mancavano le ottiche, mancavano tante cose. Questo, questo sicuramente è vero. Però, volevo ehm, se di Guglielmo Marconi? Sì, 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 certo. che a, L'idea del radar la, la, un po' l'avviò la, la lui, poi però lui morì, si, si, si disinteressò alla cosa, poi morì e non se ne fece nulla. Comunque questo uh, la, ne, ne riparliamo. Riguardo invece a um, due cose, volevo um, chiederle un po' di Cavagnari e, il, um, e la guerra d'Etiopia. Cioè lui era, fu uno dei capi di Stato Maggiore, fu il capo di Stato Maggiore di Forza Armata che si rivelò un po' più favorevole eh, all'impresa, essenzialmente perché diceva che in quella fase era ora o mai più, in sostanza. Sì. Come secondo lei che eh, quel ruolo avrebbe giocato no? l'acquisizione dell'Etiopia dell in una uh, strategia marittima futura? Cosa qual era l'idea di Cavagnari? Innanzitutto, Cavagnari era ancora sulla linea di down di Revel a proposito della Gran Bretagna. Era consapevole che tutti i nostri possedimenti al di là del canale di Suez li avremmo ottenuti solo e soltanto se, se la Gran Bretagna non si fosse opposta apertamente. Tanto è vero che la Gran Bretagna pur fornendo armi all'Etiopia non sbarrò mai il canale di Suez all'imponente flusso di rifornimenti che eh, furono eh, fatti partire dall'Italia per arrivare in Etiopia quindi lui vedeva la situazione proprio in questo senso certo eh, noi Avevamo appoggiato l'Etiopia, l'avevamo fatto entrare nella Società delle Nazioni, commettendo un errore che poi, ovviamente, dovremo pagare. Ma lui diceva: in fondo, le marine inglese e francese non sono talmente forti da metterci paura. Addio, lui parlava in questo modo, però la flotta italiana era composta da Cesare e da Cavour nel 1936 perché eh, Doria e Duilio erano stati già fermati per la, lo, no, per il, il, con, il contrario forse cioè Cesare e Cavour erano ai lavori c'erano solo Doria e Duilio no, sono nel 1936 erano usciti Cesare e Cavour no, erano usciti nel 1935 sì. quando parte la spedizione eh, sono ancora ai lavori sì, ma uscivano giusto in tempo quindi questo era il cosiddetto momento favorevole. Però il problema, qual è stato? Il problema è che noi, sì, abbiamo conquistato l'Etiopia, ma l'Etiopia ha assorbito talmente tante risorse umane e mezzi militari che ci ha impedito di avere qualsiasi risultato nella seconda guerra mondiale. Stabilizzare l'Etiopia sarebbe stato possibile all'Italia nel giro di 20-30 anni. Non dimentichiamoci che noi abbiamo stabilizzato la Libia eh, in un periodo che va fino al 1934, dal, dal 16 al 34. Bello. quindi sarebbe avuto molto tempo. Purtroppo eh, noi abbiamo fatto tante di quelle cose prima della seconda guerra mondiale che poi siamo arrivati alla seconda guerra mondiale prima di aver consolidato tutte le nostre capacità e tutti i nostri possedimenti. Mm. Sì, anche tutte le, ehm, le costruzioni del naviglio concepito per la scorta, la classe orsa, eh, si era iniziato a pensare a quel tipo di naviglio che però sarebbe poi eh, entrato in servizio in numeri consistenti, 42-43, se non fosse scoppiata la guerra. Eh, penso anche appunto, l'ho citato prima, il, eh, i piani per i maestrali potenziati eh, e poi anche i, gli studi sull'apparecchiatura, diremo i sonar, no? Co, furono testati ma anche lì c'era un'incapacità dell'industria, nello specifico della SAFAR, di… Di sviluppare apparecchiature sonar che funzionassero bene, tant'è che poi arrivavamo nel 42 a prendere gli Esgeret tedeschi. Eh, non dimentichiamo i Capitani Romani? Sì, ecco, eh, arriviamo ai Capitani Romani perché volevo appunto eh, chiedere il no del Arriviamo al programma del 38 che eh, nell'idea dei Cavagnari doveva. Eh, doveva portare alla costruzione di una, una flotta di minima e poi se ci fossero state le risorse si immaginava eh, una flotta stata chiamata d'evasione, che era una flotta estremamente consistente che includeva i capitani romani, includeva degli incrociatori oceanici, i, i classe Ciano, ma includeva anche tre porteri, quindi una un sogno forse troppo un po' velleitario però eh, volevo chiederle qual era la, la visione dietro uh, a questa concezione. C'era cioè, l'idea di, di operare pesantemente nel, nell'oceano indiano, di uh, tantè i discorsi sulla base di Chisimaio in Somalia. Che visione c'era dietro questa eventuale improbabile flotta d'evasione? ma Il desiderio era quello di uscire da Gibraltar e uscire da Suez. Cosa che eh, sarebbe stato possibile solo in, in numero di casi limitati, tant'è vero che i piani prevedevano una marina capace di contrastare la Gran Bretagna in questo settore. Non bisogna dimenticare che la flotta di invasione è nata dopo la rottura dei rapporti con la Gran Bretagna. Quindi fu un tentativo di rivedere la pianificazione delle forze mm. in maniera tale da eh, poter fronteggiare due nemici eh, in capo marittima anziché sì uno. Chiaro. Ma chiedo scusa un attimo. Sì. Arrivo subito. Sì. Allora, questi che uh, vi sto facendo vedere ora sono delle infografiche che avevo realizzato per il video sulla politica navale tra le due guerre, che è uno dei primi pubblicati sul canale. Questo sì, era il terzo. Sì, sì, sì no, facevo vedere solo l'infografica uh, che uh, fa vedere i programmi navali dell'ultimo periodo prima della guerra. I capitani romani che li abbiamo accennato che erano... Stati pensati in 12 unità, poi, come sappiamo, solo 3 furono, entrarono veramente in in seguito. realtà quattro spesso uno. Ah, beh, sì, cioè, perché poi è quello costruito poi dopo la guerra. Certo, <ride> giusta Osservazione quello è stato uno dei piccoli trucchi che usammo in serie di Trattato di Pace. Ovvero? Cioè, che, in che senso trucco? Non lo dichiariamo in servizio, no? Quello che poi è diventato San Giorgio fu dato come eh, nave ancora in costruzione, non completata, invece era completatissima. <ride> sì, era gi Giulio Germanico? Era... No, quello l'abbiamo ricostruito, l'abbiamo tirato su, perché era autofondato il Giulio Germanico. Si era altraffondato eh, per, eh, perché i tedeschi se ne volevano impadronire, e poi fu risollevato, ritirato su e eh, ricostruito a Castellammare. No, mm. erano, poi era il Pompeo Magno. Pompeo? Sì, C era il Pompeo Magno. Vabbè, eh, detto questo, magari, eh, Miraglio, non abbiamo citato la Spagna, la, il coinvolgimento della guerra di Spagna, che comunque fu anche questo una delle altre imprese che costarono molto in termini di bilancio e di risorse all'Italia all e che porteranno in, spiega, spiegano in parte l'impreparazione del, del 40. Eh, su quello, eh, voglio chiedere una cosa su quello ri, riguardo al, anche all'utilizzo dei sommergibili che sappiamo furono impiegati lì e qual era lì il punto di vista della, della Marina rispetto a quel conflitto? Beh, la Marina ha fatto tre cose durante quel conflitto. Uno ha impiegato i sommergibili per attuare una specie di blocco navale eh, dei rifornimenti. Ai repubblicani il secondo è quelli con i sommergibili che sono stati impiegati contro i mercantili diretti nei porti eh, del governo repubblicano la seconda cosa mh, che eh, fu fatta fu quella di aiutare la marina di, eh, di Franco, la marina franchista a riorganizzarsi e eh, a modernarsi e la terza cosa che di solito viene citata poco per carità di patria, furono i bombardamenti navali compiuti dagli incrociatori classe Fiume che uscivano dal tramonto della Spezia, arrivavano davanti a Barcellona a massima velocità, bombardavano le stazioni portuali e le stazioni militari e eh, ritornavano indietro sempre alla massima velocità in modo da risultare rumeggiati all'alba del giorno dopo. Mm. Queste sono le tre cose principali che ha fatto la Marina in quel conflitto. Bene, un'ultima cosa eh, sempre riguardo a Cavagnari che comunque eh, influenzò grandemente nell'organizzazione della Marina in vista poi del cioè, arrivando, poi al conflitto, una tra le altre cose, eh, famosa la, il suo accumulare quelle vaste riserve di nafta che poi furono abbastanza indispensabili per garantire eh, un po' di autonomia prima di divenire dipendenti totalmente dalle forniture tedesche. Un, un tema di cui si parla poco e spero prima o poi di approfondirlo. Um, Riguardo con lui, ci leggevo no, dei dissidi con Gino Ducci riguardo l'idea di un comando centrale in tempo di guerra da istituire, che poi sarebbe eh, divenuto un po' supermarina. Ecco visto che insomma, lei di comandi se ne occupa, se ne, se ne sa qualcosa. Qual era un po' la questione? Quali erano eh, le visioni contrapposte? Beh, le due visioni erano una, quella di Ducci, che era eh, favorevole alla continuazione eh, di quello che era stato fatto eh, durante la prima guerra mondiale. Durante la prima guerra mondiale sostanzialmente c'erano due comandi. C'era il comando del nord che faceva guerriglia navale contro gli austriaci e il comando del sud di Taranto che era teoricamente sotto il comando diretto. Del comandante in capo della squadra, l'ammiraglio eh, Del Duca degli Abruzzi, in pratica era delegato al suo numero 2, che era l'ammiraglio Cutinelli Rendita della guerra in basso Adriatico, mm. con il ministero della Marina che interveniva raramente quando si dovevano fare le operazioni particolari, come fu il bombardamento, lo sfortunato bombardamento in cui. Della Costa d'Albata in cui il Garibaldi fu affondato e il meno drammatico, ma più efficace Bombardamento di Lugazzo nel 1918, in cui si disse ai due comandi di unire le forze e di operare assieme. Quindi Gino Ducci aveva dei comandi di teatro. E invece Cavagnari voleva un comando unificato che poi diventò Super Marina. Quindi bisogna dire che è la soluzione che abbiamo ancora adesso. Un CinkNav, no? Esatto. Quindi insomma, tanto vituperata Super Marina non è che era un'idea così peregrina, c'è cioè un, 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 un comando centralizzato ha una sua funzione, c'è cioè un perché. E, e poi ovviamente c'è il comando del... c'erano dal 28 in poi c'erano stati due comandi delle squadre di La Spezia e Taranto che poi furono con la guerra furono, furono riuniti anche lì per diciamo, necessità operative sì, per... ecco non dimentichiamo che le due squadre una La Spezia e una Taranto operavano in teatri diversi certo c'era la squadra di La Spezia che operava nel Mediterraneo occidentale e la squadra di Tato nel Mediterraneo orientale. Certo, dovendo operare solo nel, nel Mediterraneo centrale veniva eh, il bisogno di unificare le due squadre. Lì era Napoli, nel Mediterraneo centrale ci fu Napoli e Napoli ebbe il controllo operativo di tutta l'operazione convogli. Cioè, non dimentichiamoci che Supermarina non faceva tutto. Sì, certo. No, dicevo Mediterraneo centrale come area di, di, di gravitazione sì, sì, no, della, certo. della, delle operazioni. Beh sì, nei, nei confronti dei, degli inglesi, la guerra con gli inglesi, non potremmo illuderci di condurre due guerre separate, una in Mediterraneo occidentale certo. e una in Mediterraneo orientale. No? Siamo certo. dovuti restringere, a avere il minimo. Teatro, il teatro meglio difendibile, che era appunto il media centrale, cioè, e che appunto eh, serviva gli scopi bellici, l'alimentazione la, la, del Nord Africa, la difesa dei convogli, non la ricerca di una, di una battaglia rischiosa per, per, per eh... che altro, neanche gli inglesi hanno mai ricercato eh. esatto, no, esatto, si sono un po' eh, resi conto. In, ce in certi scontri che magari non, è, non eravamo una, una sugar cake navy e quindi anche loro si sono ben guardati da da ricercare certe situazioni e poi soprattutto quando, io lo ricordo sempre, quando nei momenti in cui le due vittorie erano operative c'è sempre un e, e gli inglesi devono rifornire Malta c'è sempre un concentramento di forze tale da dissuadere l'italiana a intervenire perché evidentemente c'era una preoccupazione per uh, un eventuale intervento. Certo. Bene, ammiraglio, io la ringrazio per questa chiacchierata, Insomma, siamo, abbiamo un pochino sforato il tempo che eh. ci, ci eravamo dati, spero, spero non sia un problema, io, ringrazio. No, no, no. io la ringrazio per la disponibilità, è sempre un piacere eh, ragionare con lei. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito finora numerosi devo dire e lei resti connesso che ora ci salutiamo per gli altri grazie ancora di esservi collegati mi raccomando iscrivetevi e supportate il canale e ci vediamo molto presto quindi arrivederci e buona serata a tutti Aereo.